Sì, ma andiamo per gradi, dopo ne parliamo. Saranno veramente loro? Saranno veramente Giotto e Eleonora? Ma saranno veramente loro? Come possiamo capirlo? Solamente con la giro intervista. Attenzione. E attenzione perché si sta bene, amici a casa, voi che è la prima volta che ci vedete, la giri intervista, un'idea super originale di Alex Massimo e Adel P e anche Frank C. Praticamente 21 domande 21, 3 minuti, esatto, 21 domande 21, 3 minuti, dovete una lettera d'alfabeto per ogni risposta. Tema della giri intervista, Alex? Como? No, sarebbe stato scontato cinema, ma cinema l'abbiamo già fatto quando abbiamo fatto la puntata, recuperatela se non l'avete visto, in cui abbiamo invitato il cinema astra, proprio abbiamo invitato il cinema astra dentro un grand'angolo, un grand'angolare per inquadrarlo tutto. Era un fisheye, eravamo tutti intorno all'Astra, che non si capiva niente. Schiacciato. Io dicevo cinema millennium, tipo storia sulla domande sulla storia dell'associazione, tipo... Ma chi sai Giotto che però per quanto infatti famoso... anche io mi aspettavo una cosa del genere, quindi cercherò l'aiuto da casa se possibile. Sì, ma no, a noi piace deludere i nostri ospiti, no, non è vero, ma in verità è che per quanto... siate conosciuti in provincia, perché è vero, cioè, se avete anche sbordato, e dopo raccontiamo anche quella, la gente deve saper rispondere e poter puntare a battervi. Quindi ci mancava da Mo e abbiamo tra Trivial e Como, abbiamo deciso Como. Via. Vai. Via. Mille domande su Como. Bene ragazzi, jingle, 3 minuti, le domande le fa Adel. Io segno le risposte giuste, Ale tiene il tempo, mi raccomando, furbacchione, 3 minuti, fiscale come ricordiamo, sempre. Ricordiamo che se non la sapete dite DPCM e passa all'altro, inizia chi? Inizia, facciamo iniziare? Eleonora. Ne ho molto bene, che però è dall'altra parte, se la devi indicare devi dire di là, è verso... Vabbè, Eleonora. Va bene, mi sembra un'ottima... allora, perfetto. Se non la sai, DPCM e passa alla Giotto. Appena finisce il jingle, partono i 3 minuti. Pronti per il jingle? Andiamo bene! Allora, benvenuti a Giotto e Eleonora con la A, chimico, fisico e accademico italiano inventore comasco. Alessandro Volta. Con la B, nota birreria in via Borgovico. Birrivico. Antonino, con la C, prestigiosa villa nella località di Tremezzo. Villa Carlotta. Con la D, località in cui fu catturato Mussolini. DPCM. Tommaso. Con la E, passiamo a Giotto, a metà strada tra Como e Lecco. Erba. Con la F, paese famoso per il suo rinomato Lido. Il Lido di... Figino. Figino, sbagliata, dopo lo... Con la G, nome del famoso divo residente all'Aglio. Ah, tocca a Eleonora, sbagliato, passa la palla. Ah, ok, George Clooney. Assolutamente, con la H, lo è Villa d'Este, tra i più lussuosi in Italia. Beh, hotel. Con la I, cantava la famosa canzone del Re Leone, risiede a Como, Levio. Ivana Spagna. Un bacio a Ivana Spagna. Con la L, a un ramo dell'Ario, non il lago, un ramo. DPCM. Con la M, Giotto, famosissima associazione che compie quest'anno 11 anni. Questa è troppo facile. Con la N, illustre strada che collega il centro a Camerlata, la... Napoleone? Napoleona? Come Napoleone? Napoleone. Con la O, famoso quello di Nesso. L'orrido. Tocca a te. Sei inchiodato Adel. L'orrido, giusto? Aspetta, sei un attimino bloccato Adel. vado avanti io, P, manifestazione legata al Baradello. Oddio. DPCM. Ok, Eleonora,
Vuoi dirlo tu? Simo, ma mi senti... Palio del Baradello. Ok. Ottimo. Poi, Q. Molti di questi ritraggono il lago su tela. Quadri. Brava. R. Il promesso sposo. Renzo. Giusto. S. Come lei è la principale produttrice in Italia? Seta. Giusto. T. In onore di colui che venne raffigurato sulle 10.000 lire. Con la T. DPCM. Allora tocca a Giotto. Ci sono l'Insubria e il Politecnico. Università. Giusto. Con la V, ex gruppo del cantautore e scrittore Davide Bernasconi. Van der Sross. Z, cacciatore comasco campione del mondo nel 2006. Oddio. No. Zambrotta. Giusto. Va bene, vai, recuperate con la... Zambrotta. Con la D, con la D. Recuperiamo, sono tornato. Recuperiamo con la F, paese. No, il paese era sbagliato, scusate. Con cosa recuperiamo? Con la F. Località in cui fu catturato Mussolini, con la D. Domaso. È tipo... no, era tipo il Pongo, era Dongo. Ah, ok. Abbiamo... Manca la T. Ma la L l'hanno fatta, la L. Ah no, la L, passata L, giusto. Ha un ramo dell'Ario, la L. Con la L. Ha un ramo sul lago, sull'Ario, ha un ramo, L. Letto. Bravissimo. Va bene, grazie Giotto. Con la T, struttura rappresentata sulle 10.000 lire, era il? Tempio Voltiano. Oh, grazie mille. Oh, non lo so ragazzi, avete una connessione pazzesca voi, vi siete bloccati tutti nello stesso momento. Anzi, 18, molto bene, un applauso. Abbiamo avuto i commenti soliti dei nostri super sapientini. Come... Sì, grazie, adesso le mando.